Intanto, come al solito, vi do il benvenuto per questa nuova rassegna di conferenze di Gloramis, che appunto prende il via oggi e ci accompagnerà, vi accompagnerà fino ad aprile. Il calendario delle conferenze al museo, ad alcuni, a diversi di voi, abbiamo già consegnato tramite volantino. Ce ne sono degli altri a disposizione che potrete ritirare al termine della conferenza se non l'aveste avuto, oppure lo potrete scaricare dal nostro sito astropolaris.it, lo ripeto tutte le volte. Prima di parlare della rassegna, comunque, oltre a dare il benvenuto, voglio come al solito ringraziare il Museo di Storia Naturale, sia nella direzione sia nel personale, per un grande spirito di collaborazione e disponibilità ci danno tutti gli anni la possibilità di realizzare queste iniziative. Detto questo, lascio la parola ad Alessandra, quindi buon ascolto e buona giornata, buon pomeriggio. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi, il che mi preoccupa un po', perché i buchi neri sono un argomento molto difficile. E mi sono quasi pentita di averlo scelto, perché sono molto difficili, perché prevedono tantissima matematica. Cosa? Matematica difficile da capire, che quindi neanche io ho capito tanto bene, e difficile soprattutto da spiegare. E poi tanta matematica non è adatta a una conferenza divulgativa dove sono presenti anche dei bambini, dei ragazzi, quindi bisogna semplificare. Però semplificando si rischia di banalizzare troppo o di far passare un messaggio di una cosa che non è proprio così, anche se è simile. Quindi spero di essere riuscita nell'intento che mi sono prefissata di semplificare senza perdere quel minimo di rigore scientifico. Vediamo. Allora, prima di tutto il titolo, Le frontiere dello spazio e del tempo, perché quando si parla di buchi neri si parla soprattutto di spazio, vi accorgerete che si parla di spazio e di tempo. È questo che è la cosa importante dei buchi neri. Innanzitutto, prima di partire, volevo presentare il mio assistente Mattia, che ha 9 anni. Che abbiamo fatto durante che abbiamo fatto quest'anno a novembre 2016 e insieme ad altri 27 bambini ha frequentato il nostro corso base. Erano bambini bravissimi, alcuni di loro li vedo qua e ci hanno dato un sacco di soddisfazione e facevano delle domande difficilissime, bravissimi, quindi ci auguriamo che tornino, che continuino a frequentare l'associazione. E ripeteremo questo corso di astronomia per ragazzi quanto prima, perché ha avuto molto successo. E, però, quindi, ormai mi ha chiesto tutto perché ho fatto questo corso. Allora, andiamo avanti, iniziamo. Allora, buchi neri. Prima di tutto, i buchi neri colpiscono il nostro immaginario, la fantascienza, i film, i libri, gli scrittori di fantascienza hanno sempre trovato questo argomento affascinantissimo e in effetti lo è. Noi siamo abituati a vedere immagini come questa è un'immagine tratta da un film di fantascienza, Interstellar, del 2014, che è stato proiettato nei cinema nel 2014, dove si vedeva un astronauta che riusciva ad attraversare un buco nero. Ovviamente vi anticipo già che questo è impossibile. L'astronauta in questione sarebbe morto. È assolutamente impossibile uscire, cioè non attraversare, entrare in un buco nero è possibilissimo, ma è impossibile uscirne vivi, assolutamente. Quindi, però andremo avanti, però vi presento questa immagine perché poi circorreremo questa immagine nella parte finale della presentazione dove si parleremo di alcune possibilità, di alcune speculazioni scientifiche sui buchi neri. Andiamo avanti. Allora, avete visto magari in rete anche delle immagini di questo tipo, delle vignette sui buchi neri. Questa è una vignetta un po' colta, perché guardate l'acqua nella vasca, vedete quel disegno, lo rivedremo fra un po' e capiremo perché c'è un motivo di quelle linee, di quel disegno.
e rende anche bene l'idea, perché praticamente la potenza risucchiante di un buco nero che risucchia la materia nello spazio è simile, per analogia, a quella di un buco di un lavandino, di una vasca, che risucchiando l'acqua forma dei mulinelli di acqua intorno. Quindi questo, diciamo, questa immagine ce la ricorderemo per dopo. Andiamo avanti. Allora, prima di tutto, che cos'è un buco nero? Un buco nero non è un buco, il nome trae in inganno, poi vedremo perché è stato dato questo nome, ma non è un buco. Un buco nero non è un buco vuoto, è la cosa più piena di materia che ci possa essere, è un condensato di materia, è una grande massa concentrata, tantissima materia concentrata in un piccolissimo volume, in un piccolissimo spazio, quindi densissimo. E questa materia così condensata genera una gravità così forte, un'attrazione gravitazionale così forte, che niente può uscire da questo buco nero, neanche la luce. Questo deve essere il mio cellulare. Neanche la luce. Qualunque oggetto, a rigor di logica, può diventare un buco nero. Se comprimessimo la Terra e avessimo una specie di morsa immaginaria che comprimesse la Terra, e l'intera massa del pianeta fosse concentrata in una sfera, una biglia, una piccola biglia del raggio di mezzo centimetro, la Terra sarebbe diventata un buco nero, ovvero avrebbe un'attrazione gravitazionale, una gravità così forte che neanche la luce potrebbe sfuggire da essa e diventerebbe invisibile ai nostri occhi. Il Sole potrebbe diventare anche il Sole un buco nero. Potrebbe diventare un buco nero se la sua massa fosse concentrata in una sfera di un raggio inferiore ai 3 km. Quindi pensate, tutta la massa del Sole concentrata nel quartiere della Foce. Avrebbe una densità altissima e produrrebbe un'attrazione gravitazionale fortissima. Una stella con una massa di 10 volte quella del Sole, quindi 10 volte più massiccia, diventerebbe un buco nero se il suo raggio diventasse di 30 km. Quindi 30 km è pochissimo per una massa così grande. Quindi vedete che tutto può diventare un buco nero. Anche una montagna, per esempio, una montagna, se fosse compressa, condensata in alle dimensioni di un protone, un protone è una particella degli atomi, del nucleo dell'atomo, allora la montagna diventerebbe un buco nero. Ora immaginatevi un protone, una particella invisibile agli occhi umani, che pesa, manterrebbe il suo peso, che pesa come una montagna. Immaginate la densità di materia che potrebbe avere. Qualunque cosa, dicevo, Mattia, tu quanto pesi, per esempio? 25 kg. Ecco, Mattia, se fosse compresso, probabilmente sarebbe molto, molto più piccolo di un protone. Non so, più piccolo di un quark. Ci fermiamo alla lunghezza di Planck, che è la più piccola lunghezza conosciuta in fisica. Quindi qualunque cosa. Questo è un punto di vista di definizione, astratto. Quindi un buco nero concentrato di materia che ci si potrebbe andare a sbattere contro come un muro, non è un buco, però è invisibile perché neanche la luce può lasciare la sua superficie. Andiamo avanti. Ma perché? Siamo qui. Perché la luce non può lasciare la superficie di una massa molto condensata? Allora, introduciamo il concetto di velocità di fuga. Allora, quando sul nostro pianeta, che cos'è la velocità di fuga? È la velocità minima necessaria ad un corpo per scappare dalla gravità di un altro corpo, di un pianeta. Per esempio, nel caso della Terra, se noi volessimo lanciare qualcosa in aria, un razzo che deve lasciare l'atmosfera della Terra, dovremmo imprimergli una velocità minima, altrimenti questo razzo
Poi vedrete come nella freccia, la velocità, se fosse minore della velocità di fuga, il razzo ricadrebbe sulla superficie della Terra. Qui c'è una formuletta molto semplice, perdonatemi, la formula è molto semplice. Come si calcola la velocità di fuga? È uguale alla radice quadrata di 2 volte, G è la costante gravitazionale di Newton, quindi è un numero, 6,67 per 10 alle, è un numero comunque G, quindi lo conosciamo. Basta dividere la massa del corpo da cui si vuole scappare, quindi la massa della Terra in questo caso, divisa per il suo raggio. Il raggio della Terra è più di 6.000 km, per esempio, quindi si divide la massa della Terra per il suo raggio e si trova la velocità di fuga. Andiamo avanti, ecco, la velocità di fuga per fuggire dalla gravità della Terra è 11,2 km al secondo. Lo shuttle, le navicelle spaziali, i satelliti, le sonde, tutto quello che noi inviamo fuori dal nostro pianeta per metterli in orbita o per dirigersi sulla Luna, su Marte, su altri pianeti, la sonda che abbiamo lanciato per andare su Giove recentemente, la sonda Juno, devono avere una velocità maggiore di 11,2 km al secondo, altrimenti non riescono ad abbandonare la Terra. Andiamo avanti. La Luna, che è più piccola, ha meno massa della Terra, ha una velocità di fuga minore. Quindi per abbandonare la Luna basta una velocità di 2,38 km al secondo. Andiamo avanti. Per abbandonare la velocità Giove, invece, che è molto massiccio, è grande, ci vuole una velocità di fuga superiore. Quindi bisognerebbe lanciare un ipotetico razzo da Giove alla velocità di 59,5 km al secondo per fargli abbandonare la superficie del pianeta e far viaggiare questo razzo nello spazio. Per abbandonare il Sole, se noi potessimo lanciare, a parte che fonderebbe subito, però una navicella dal Sole dovrebbe avere una velocità di fuga di più di 617 km al secondo, perché il Sole è molto massiccio. Quindi vedete che praticamente la velocità di fuga dipende soltanto dalla massa del corpo, che è direttamente proporzionale alla massa del corpo che si vuole abbandonare, ed è inversamente proporzionale al raggio del corpo che si vuole abbandonare. Quindi più la massa è grande e più il raggio è piccolo, più la massa è concentrata e condensata in un raggio piccolo, più la velocità di fuga necessaria per fuggire da questo corpo deve essere altissima. Ora, che cosa succede se la velocità di fuga è talmente alta che è uguale a quella della luce? La velocità della luce, viaggia nel vuoto a circa 300.000 km al secondo, per arrotondare, in realtà sono un po' meno, comunque per comodità diciamo che viaggia a 300.000 km al secondo. Andiamo avanti. Ecco, questo signore qui, non riesco mai a pronunciare il cognome, Schwarzschild, è stato il primo che ha introdotto il concetto matematico di buco nero. L'avevano fatto altri prima di lui, ma lui ha proprio risolto le equazioni di Einstein. Nel 1916 questo signore distinto col taccuino in mano, vedete, pensate che ha, mentre era, siccome era un tedesco ed era ebreo come Einstein, questo signore si è arruolato volontario nella prima guerra mondiale, e mentre era in trincea nella prima guerra mondiale nel 1916, lui che cosa si fa in trincea sotto le bombe? Si fa i calcoli delle equazioni della relatività generale di Einstein. Mi sembra naturale, tutti i suoi compagni probabilmente lo facevano, e lui si metteva a calcolare, forse per distrarsi dal terrore delle bombe, dall'ansia, e ha trovato una soluzione delle equazioni della relatività generale di Einstein che portavano a l'introduzione di un concetto teorico di buco nero. Allora, qui vedete di nuovo la formuletta della velocità della luce. Nel caso che la velocità di fuga, la formuletta della velocità di fuga, nel caso in cui la velocità di fuga sia uguale a c, si indica con c che vuol dire celeritas, in latino velocità, si indica la velocità della luce che è circa 300.000 km al secondo. Se noi mettiamo c, diciamo la velocità di fuga è uguale alla velocità della luce, e vogliamo vedere il raggio quanto viene,
andiamo avanti, vedete, questo signore ha trovato delle soluzioni per cui ad ogni massa è associato un raggio, un raggio che, per il quale se si supera, diciamo, questo limite, niente può scappare da quest'area, neanche la luce, perché la velocità di fuga è uguale alla velocità della luce. Quindi, e ha trovato questo signore delle soluzioni per cui si ipotizzò che ci fosse una singolarità. Vedete che al centro di questo raggio c'è una singolarità. Singolarità, i fisici chiamano singolarità qualcosa di singolare, qualcosa che non hanno ben capito ancora. E praticamente una massa così densa, ma così densa, una materia così densa, per cui se ci si avvicina a quella che può essere, in linea teorica può essere addirittura infinitamente densa, può essere un punto adimensionale, senza dimensioni, un punto infinitesimale dove la densità va all'infinito, cosa che in matematica, cioè che per i fisici l'infinito è un'assurdità, in matematica si utilizza, ma in fisica, fisicamente, in natura, che cosa vuol dire? Non può esistere un punto dove la gravità è infinita, cioè dove la densità è infinita, a un certo punto la materia deve smettere di comprimersi, eppure queste equazioni indicano che invece potrebbe in linea teorica andare all'infinito. Ora, il raggio che ha trovato Schwarzschild, il raggio di Schwarzschild, che si calcola, è quella la formuletta, due volte la costante gravitazionale, la massa diviso la velocità della luce al quadrato, indica la distanza minima a cui noi possiamo stare senza essere inghiottiti dalla singolarità. La singolarità sarebbe il buco nero. E quindi se noi ci avviciniamo, per il Sole il raggio di Schwarzschild sono 3 km, vorrebbe dire che avrebbe un raggio di 3 km nell'ipotesi di un buco nero sferico. Andiamo avanti, ma qui introduciamo un concetto più generale. Perché hanno tanta attrazione? Che cos'è l'attrazione gravitazionale? Perché risucchiano tutto? Che cos'è? Allora, Newton diceva che la gravità, la forza di gravità, è quella che esiste tra tutti i corpi dell'universo. Qui vedete la formula della gravitazione universale di Newton. Newton diceva che se ci sono due corpi, nel disegno vedete la Terra e la Terra la chiamiamo M1, la Luna la chiamiamo M2, la forza, e chiamiamo la distanza tra la Terra e la Luna, che è circa 380.000 km, mi sembra, si può calcolare la forza gravitazionale che tra di loro, che la Terra in particolar modo esercita nei confronti della Luna, se moltiplicando le loro masse e dividendole per il quadrato della distanza che le separa. È una formuletta molto semplice, G è una costante gravitazionale, un numero, è sempre fissa, è una delle costanti della natura, diciamo. Quindi, però Newton, questa formula funziona, noi con questa formula ci siamo andati sulla Luna, abbiamo viaggiato nel Sistema Solare, però Newton, che aveva capito benissimo che c'era un problema, no, lui stesso diceva, io so che c'è, che posso calcolare la forza con cui si attraggono i corpi con questa formula, ma io non so perché, non è dato sapere che cosa sia questa forza. Per lui era una forza di attrazione, ma non se la sapeva spiegare. Arrivò Einstein nel 1915 e disse: non è una forza, i corpi non si attraggono a vicenda, è geometria. E qui spieghiamo questo concetto importantissimo. Einstein dice che tutti i corpi, la Terra, la Luna, i pianeti, le stelle, le galassie,
anche noi siamo immersi nello spazio e fin qui va tutto bene, però lo spazio è qualcosa che ha una geometria, la materia curva lo spazio. Einstein introduce il concetto di spazio-tempo. Allora, che cos'è lo spazio? Lo sappiamo tutti, lo spazio è qualcosa che ha delle dimensioni. Noi viviamo in uno spazio a tre dimensioni, ovvero ogni cosa ha tre dimensioni. Io ho un'altezza, ho una larghezza, ho una profondità, ho uno spessore, sono a tre dimensioni. Un parallelepipedo ha una base, ha un'altezza e ha una profondità. Queste sono le tre dimensioni spaziali. Allora lo dico subito per i bambini e i ragazzi: spesso quando si parla di dimensioni, nel linguaggio comune si intende che cosa sarà una dimensione, una realtà parallela di un altro mondo, di un altro universo. No, quando si parla delle dimensioni si intendono delle misure, delle distanze spaziali. Quindi noi viviamo un mondo a tre dimensioni. Quando andiamo al cinema e vediamo un film in 3D che ha tre dimensioni, lo chiamiamo così perché ci sembra che i personaggi escano fuori dal video e quindi abbiamo anche uno spessore, una profondità, non solo una lunghezza e una larghezza come quando invece vediamo un film in due dimensioni, cioè semplicemente sul... Einstein dice sì, il nostro mondo ha tre dimensioni spaziali, ma in realtà ne ha quattro, perché a queste tre dimensioni spaziali dobbiamo aggiungere un'altra dimensione, che è la dimensione temporale. La quarta dimensione è il tempo. Quindi lo spazio e il tempo sono un tutt'uno, spazio-tempo. Einstein lo chiamava spazio-tempo, perché non basta per trovare una coordinata, un punto nello spazio, dare le sue coordinate geografiche e dire il punto è esattamente lì e ti do le coordinate geografiche. Tu mi devi dire anche quando è lì, ora, prima, dopo, quando è nel tempo. Io per esempio sono in questo momento, sono localizzata qui, ma fra un microsecondo non sono più qui, perché anche se non me ne accorgo, io sono su un pianeta che viaggia a 30 km all'ora nello spazio intorno al Sole, quindi in un secondo farò un pezzettino di... noi non ce ne accorgiamo, ma ci stiamo muovendo. Siamo in uno spazio-tempo che a ogni delta di tempo, a ogni piccola variazione di tempo, lo spazio si modifica, siamo in un altro spazio. Questo è banalizzando per dire che lo spazio-tempo, noi viviamo in un mondo a quattro dimensioni. Allora, ma lo spazio-tempo è come un grande mollusco, diceva Einstein. Noi non vediamo niente, però siamo tutti immersi come in una gelatina trasparente. Quindi se voi in una gelatina trasparente mettete dentro un pianeta, una stella, con una massa tondo, pesante, si formerà intorno, la gelatina assumerà delle parti rotonde vicino al corpo. Vedete nelle immagini la Terra curva lo spazio è rappresentato come una rete, come un tappeto elastico, per farmi capire meglio, no? Se voi prendete un tappeto elastico e mettete sopra una palla da bowling pesante, il tappeto elastico farà una fossa, una palla, esattamente come nel disegno. Ovviamente noi qui lo vediamo sullo schermo in due dimensioni, perché vediamo la larghezza e l'altezza, ma sullo schermo il disegno non ha profondità. Quando nello spazio invece esistono le tre dimensioni spaziali, quindi questo disegno ve lo dovete immaginare in tre dimensioni, ovvero proprio noi non possiamo... è difficile immaginarselo, la Terra curva lo spazio sotto di sé, ma non lo curva solo sotto, perché non esiste sotto o sopra nello spazio, lo curva anche sopra, lo curva anche a destra, lo curva a sinistra, lo curva tutto intorno alla sua circonferenza. Lo spazio è curvo. E allora direte voi, se lo spazio è curvo, beh, se lo spazio è curvo, la forza di gravità, la Luna praticamente non è che è attratta dalla Terra, ma segue orbitando, segue la geodetica, si chiama, cioè le linee curve dello spazio. Lo spazio è curvo e la Luna rotola nello spazio curvo della Terra, che forma questo,
questo buco nello spazio, diciamo, questo avvallamento nello spazio. Il Sole, che ha una massa molto più grande, curva lo spazio di più, quindi tutti i pianeti ruotano, orbitano intorno al Sole perché non fanno altro che girare in questa curva concava dello spazio, e devono ruotare molto velocemente o con una certa velocità, altrimenti cadono addosso al Sole. Quindi la loro velocità di rotazione orbitale praticamente gli impedisce di cadere, di scivolare lungo la linea curva verso i corpi che maggiormente curvano lo spazio. Tutti curviamo lo spazio, io curvo lo spazio, le persone grosse con massa lo curvano di più, le persone come Mattia lo curvano di meno, solo che la nostra curvatura dello spazio è impercettibile, ma anche quella cioè non è come la curvatura dei corpi più massicci. Quindi pensate, un buco nero che ha tanta massa concentrata in un piccolo spazio, quanto deve curvare lo spazio? Andiamo avanti. Ecco, vedete le rappresentazioni. Lo spazio-tempo in presenza di massa si curva. Qui vediamo delle rappresentazioni grafiche del pensiero di Einstein. Ho messo una foto di Einstein abbastanza da giovane, perché di solito tutti rappresentano Einstein da vecchio, con i capelli bianchi, che fa la linguaccia. Questo povero uomo passerà la storia come quello della fotografia della linguaccia, e a me dispiace un po', perché anche se sapeva scherzare era indubbiamente molto serio quando parlava di scienza. Quindi vedete, si vede molto bene nell'immagine in alto a destra, praticamente lo spazio curvo tra la Terra e la Luna. Andiamo avanti. Torniamo al nostro buco nero. Allora, il buco nero è tanta massa rinchiusa in un raggio. Il raggio, in caso di buco nero rotondo, a simmetria sferica, poi vedremo cosa vuol dire, il raggio di Schwarzschild coincide con l'orizzonte degli eventi. Allora, qui, perché noi non vediamo niente? Vedete, il vostro occhio, che è disegnato, l'occhio di un osservatore esterno che è disegnato lì, quando guarda un oggetto visibile come A, un oggetto visibile che può essere un pianeta, una stella, una persona, guardate, voi lo vedete perché? Perché la luce che illumina quell'oggetto rimbalza sull'oggetto e torna al vostro occhio. Se voi guardate un oggetto che è caduto dentro il buco nero e ha oltrepassato l'orizzonte degli eventi e sta cadendo verso il buco nero, che è il centro, che è la singolarità iniziale, voi non vedete quell'oggetto, non vedete più niente oltre l'orizzonte degli eventi, perché lo spazio è talmente piegato che la luce entra e invece di rimbalzare, uscire fuori verso il vostro occhio, vedete che da qui la luce fa una curva e continua a girare intorno all'orizzonte degli eventi. Non uscirà mai più da lì, perché per uscire da lì ci vuole una velocità di fuga superiore alla velocità della luce. E abbiamo visto che niente nell'universo, questo è un altro postulato della relatività ristretta di Einstein, niente va più veloce della luce nel vuoto, cioè niente supera i 300.000 km al secondo. Quindi non uscendo neppure la luce, non uscirà nient'altro. Ora, quindi, l'orizzonte degli eventi si chiama così, orizzonte degli eventi, perché è quell'orizzonte immaginario, diciamo, quel punto, distanza di sicurezza, dove qualunque evento capita dentro, voi non lo vedrete mai, perché la luce non arriverà ai vostri occhi. Andiamo avanti. Allora, qua potete vedere una raffigurazione della deformazione dello spazio-tempo vicino a un buco nero. Vedete che lo spazio si deforma tantissimo, il buco nero, la singolarità, è proprio in fondo, sulla punta, e vedete sui tre assi cartesiani X, Y, Z, sono i tre assi spaziali delle tre dimensioni spaziali, lo spazio è piegatissimo, quindi tutta la luce o la materia che arriva in prossimità dell'orizzonte degli eventi
gira in circolo, precipita e non riesce più ad uscire. Ma in fondo, nella singolarità, c'è tantissima materia che potrebbe essere condensata in un punto infinitesimale, oppure per quello che ne sappiamo, anche in una dimensione così, o più grande, o comunque c'è della materia, non sappiamo in quale stato, perché la fisica si ferma all'orizzonte degli eventi. Noi non abbiamo una fisica che possa indagare ancora cosa succede dentro. Andiamo avanti. Allora, questa è un'analogia dell'orizzonte degli eventi con una cascata. Quando voi con una barca vi avvicinate in prossimità di una cascata, se siete un valente muscoloso, un valente rematore, anche se la corrente è forte e vi trascina verso la cascata, voi potreste in teoria sempre, remando, invertire la rotta e tornare indietro a salvarvi. Ma arriverete a un punto, proprio sul bordo della cascata, in cui non vi è più possibile tornare indietro. Neanche se siete bravissimi, fortissimi, è proprio fisicamente impossibile sfuggire all'attrazione gravitazionale che vi trascina giù per la cascata. E quindi con questa analogia qui vedete che la singolarità, lo spazio è così piegato, la singolarità lo spazio è piegato alla singolarità in fondo, e il bordo, l'orizzonte degli eventi è il punto di non ritorno. Tutto quello che arriva, non arriva all'orizzonte degli eventi si può salvare. Quello che arriva sull'orizzonte degli eventi e lo sorpassa non può più tornare indietro. Andiamo avanti. Allora, ma intanto vi anticipo una cosa che non vi ho detto fino adesso. Voi direte benissimo, un buco nero è tanta materia concentrata in modo che curva lo spazio tantissimo, perché Einstein dice che la materia curva lo spazio, e quindi la luce che deve seguire delle strade curve viene inghiottita, viene inghiottita dal... Ma che cos'è? Ok, questo in teoria. Ma fisicamente, in natura, quando è che ci può essere una materia così condensata? Questo fenomeno da che cosa è causato? Vi anticipo già, lo vedremo molto bene, che in natura praticamente i buchi neri, ci sono vari tipi di buchi neri, ma i più comuni sono grandi stelle morte. Stelle grossissime, di grossa massa, quando muoiono, esplodono come supernove, e dopo l'esplosione rimane un nucleo compatto che, siccome non è più alimentato da processi nucleari al suo interno, quindi non ha più pressione nucleare che può contrastare la gravità, collassa su se stesso. È come se la stella, tutti i pezzettini della stella si attirassero l'un l'altro con una gravità pazzesca, visto che è super massiccia questa stella, è molto molto grossa, sono stelle molto più grandi del Sole, e si attira e niente può fermare il collasso, la gravità vince. Quindi in natura una materia così densa può essere stata causata dalla morte delle grosse stelle, che poi vedremo bene. Ma c'è un teorema di Wheeler, che poi conosceremo, questo simpatico signore davanti, chi era Wheeler, un famoso fisico teorico americano, teorema dell'essenzialità, o cioè il teorema no hair, senza capelli. E lui diceva, i buchi neri non hanno capelli. Ora, detta così, questa è una frase buffa che non vuol dire niente, in realtà lui intendeva dire che il buco nero è definito solo da tre parametri e non ha nient'altro, non ha nessun'altra cosa che noi possiamo conoscere. Noi possiamo conoscere solo la massa di un buco nero, la carica elettrica, se è carico, ma finora non ci sono osservazioni di buchi neri con cariche elettriche, e il momento angolare. Il momento angolare, detto anche spin, cos'è il momento angolare? È la rotazione, è una grandezza fisica, il momento angolare è praticamente la rotazione. Ora, siccome i buchi neri nascono dalla morte di grosse stelle che collassano, le stelle ruotano su se stesse, il Sole ruota su se stesso in 30 giorni, le stelle più grandi del Sole ruotano anche loro. Quindi, avete presente, avete presente il classico esempio che si fa sempre della ballerina, la pattinatrice su ghiaccio, che quando ruota, se chiude le braccia, si mette a ruotare molto molto più velocemente.
conserva il suo momento angolare. Praticamente le stelle che ruotano, le grosse stelle, quando collassano e diventano più piccole, più dense, perché la materia si compatta fino a formare un buco nero, ma devono mantenere questo momento, questa velocità, ma siccome sono più piccole, per mantenere l'alterata la quantità di moto devono ruotare più velocemente. Infatti la ballerina, se chiude le braccia e si compatta, si contrae anche lei, se diminuisce le sue dimensioni, ruota più velocemente. Questo è il classico esempio, l'ho tenuto perché si capisce bene, per spiegare il momento angolare. Quindi noi possiamo conoscere solo queste tre cose dei buchi neri, non possiamo conoscere niente. Ma Stephen Hawking, un altro fisico di cui vi parlerò dopo, ha risposto: sì, non hanno capelli, ma hanno dei peli. Cosa vuol dire? La battuta è scherzosa. Vuol dire che non hanno capelli, cioè noi possiamo conoscere, non hanno delle cose in più da conoscere, delle caratteristiche, possiamo conoscere solo queste tre caratteristiche, dice Wheeler. E Hawking risponde: no, perché possiamo conoscere anche delle increspature dello spazio-tempo, delle altre cose che vengono fuori dai buchi neri, di cui vi parlerò in seguito. E in effetti aveva ragione, sembra che avesse ragione Hawking, che possiamo conoscere qualche cosa in più. Andiamo avanti. Allora, quanti buchi neri conosciamo? Conosciamo vari tipi di buchi neri. Prima di tutto il buco nero di Schwarzschild è la soluzione più semplice teoricamente, in matematica, le equazioni di Einstein, in quanto riguarda oggetti non rotanti, cioè imprimi di carica elettrica. Quindi, siccome noi possiamo conoscere solo massa, carica elettrica e lo spin, se questo non ha carica elettrica e non ruota, nel buco nero di Schwarzschild noi conosciamo solo la massa. Però è improbabile in realtà nella natura che esista, perché comunque tutto si ruota nell'universo, diciamo così, e anche perché, come vi ho spiegato prima, un oggetto dotato di una minima rotazione, come può essere una grossa stella, una volta contratto in un buco nero, quando collassa deve aumentare enormemente la sua velocità angolare, proprio in virtù del principio di conservazione dell'energia. Quindi i buchi neri di Schwarzschild comunque sono i più semplici. Qui ho riportato la formuletta del raggio di Schwarzschild. E questa foto del buco nero, questo disegno, scusate, non foto, è tratto dal film Interstellar, di cui parleremo più avanti. Andiamo avanti. Poi c'è il buco nero più probabile in natura, cioè quello che abbiamo conosciuto, che poi conosceremo, il buco nero di Kerr. Praticamente deriva da oggetti rotanti che ruotano, quindi hanno una massa, ruotano, ma sono privi di carica elettrica, caso che presumibilmente corrisponde alla realtà. È un buco nero che risulta dal collasso di una stella in rotazione, nella quale, siccome la stella ruota, quando diventa un buco nero ruota ancora di più, la singolarità che sta al centro del buco nero è ad anello, perché ruotando la rotazione la appiattisce e non è più un punto, o non è più sferica, ma è ad anello. Quindi ci saranno non uno, ma due orizzonti degli eventi distinti, essendo ad anello la singolarità. E la rotazione del buco nero fa sì che si formi la cosiddetta anche ergosfera. Che cos'è l'ergosfera? È fuori dall'orizzonte degli eventi, l'ergosfera. E il buco ruota, la rotazione appiattisce ai poli questa massa, e quindi si forma al di fuori dell'orizzonte degli eventi una zona che ruota velocemente, che trascina tutta la materia che cade o che va verso di essa, la trascina, però dall'atmosfera è ancora possibile scappare. Andiamo avanti. E poi c'è il buco nero di Kerr Newman, che, andiamo avanti, avrà praticamente carica elettrica anche, cioè avrà massa ruota, come quello di Kerr, però in più ha la carica elettrica, è la soluzione più generale. Questi sono i tre tipi di buchi neri che possono esistere secondo le soluzioni di Einstein della relatività generale. Ma il più probabile, quello che abbiamo osservato, sono i buchi neri di Kerr, buchi neri rotanti.
Andiamo avanti. Ecco, vediamo questo buco nero di Kerr. Un buco nero rotante senza carica. Allora, ruota, l'orizzonte degli eventi diventa schiacciato. Vi ricordo che l'orizzonte degli eventi non è una barriera fisica, non c'è niente se voi passate l'orizzonte degli eventi. Siete semplicemente un punto di non ritorno dove voi non potete, come quando è il limite di una cascata, voi non potete fare altro che cadere verso la singolarità centrale. È la singolarità che è proprio il vero cuore del buco nero. E noi non sappiamo che cosa sia e come sia fatta una singolarità, possiamo solo supporre che abbia una densità altissima, infinita, dicono le equazioni, ma infinito è un concetto che non ci va giù come fisici, e intorno all'orizzonte degli eventi si crea questa zona di ergosfera. La zona di ergosfera vuol dire che se la materia sta cadendo in un buco nero ed entra nell'ergosfera, comincia a ruotare, a formare un disco di accrescimento, detto anche disco di accrezione, intorno al buco nero, perché la materia che cade in un buco nero non è che cade dritta, tu vado a finire nel buco nero, comincia a spiraleggiare intorno al buco nero, come quando nel lavandino vedete l'acqua che viene attirata dal buco del lavandino, la vedete spiraleggiare la materia intorno. E quindi la materia spiraleggia. Quando spiraleggia ci sono enormi forze di attrito e per questo la materia può essere anche sparata via. Una parte viene sparata via, ma una parte cade nel buco nero, ma dall'ergosfera è ancora possibile scappare. Allora, la parte più divertente si fa per dire, vediamo cosa succede se se si cade in un buco nero. Ovviamente è un esperimento mentale perché non si è mai verificato, non abbiamo mai provato, prima di tutto perché i buchi neri più vicini che conosciamo sono lontanissimi, il più vicino a noi è circa 7.000 anni luce di distanza, quindi è un po' troppo lontano per mandare una navicella a provare a buttare qualcosa dentro per vedere cosa succede. Comunque la teoria ci dice che se un astronauta cade in un buco nero, praticamente si ottiene un effetto mareale. Sapete cosa sono gli effetti mareali? La Luna, che anche la Luna ha una forza di gravità, alza gli oceani terrestri e crea le maree. Quindi pensate, se la Luna, che è così piccola, cioè così poco densa, che non è un buco nero, attira gli oceani della Terra e provoca le maree, pensate che cosa può provocare l'attrazione gravitazionale di un buco nero. Praticamente, se noi cadessimo in un buco nero, un astronauta ci cadesse con i piedi rivolti, facendo un tuffo a soldatino, diciamo, con i piedi rivolti verso il buco nero, le forze mareali del buco nero, siccome i piedi sarebbero più vicini all'orizzonte degli eventi della testa, questo povero astronauta comincerebbe ad allungarsi, a diventare filiforme. È stato creato un termine proprio dai fisici, spaghettificazione. Ora, spaghettificazione, ogni tanto anche loro tirano fuori qualcosa di buffo, e quindi qui avete il disegnino dell'astronauta che avvicinandosi al black hole praticamente si allunga e queste forze mareali dilanierebbero il corpo dell'astronauta, assolutamente lo dilanierebbero già prima di arrivare all'orizzonte degli eventi, se il buco nero è abbastanza piccolo. Se il buco nero fosse grosso, quindi avesse un orizzonte degli eventi più grosso, in realtà, allora, se proprio dovete cadere in un buco nero, sperate che sia un buco nero grosso e non piccolo. Perché? Ma veramente, perché se cadete in un buco nero piccolo, l'orizzonte degli eventi, cioè la singolarità, dall'orizzonte degli eventi alla singolarità, c'è meno, il raggio è più breve perché il buco nero è piccolo, quindi la singolarità si fa sentire di più la sua forza gravitazionale e le forze mareali vi dilanierebbero, sareste dilaniati, anche addirittura i vostri atomi, sareste proprio una cosa, una colpetta, no, uno spaghetto cosmico praticamente. Invece se il buco nero è molto grande, dall'orizzonte degli eventi al centro del buco nero dove c'è la singolarità, c'è una distanza maggiore. Quindi in linea di principio un astronauta, se andasse a visitare un buco nero super massiccio, poi vedremo dopo quali sono,
praticamente potrebbe attraversare l'orizzonte degli eventi senza neanche accorgersene. Lui non noterebbe niente di particolare, lui. Poi dopo morirebbe ovviamente, avvicinandosi alla singolarità, questi effetti mareali ci sarebbero, semplicemente non subito, ma dopo, man mano che si avvicina. Andiamo avanti. Ma ci sono anche degli effetti non fisici, degli effetti cambia il tempo, perché vi avevo detto che il buco nero non cambia solo lo spazio, ma cambia anche il tempo. Qui vedete un famosissimo quadro dove il cosiddetto quadro degli orologi molli, dove vedete questi orologi praticamente liquidi per indicare una deformazione nel tempo. Ora, praticamente è vero, il tempo cambia, lo spazio-tempo cambia, non è uguale per tutti gli osservatori. Ogni cosa nell'universo ha un proprio tempo, ha un proprio spazio. Allora, andiamo avanti. Come cambia il tempo? Se un ipotetico astronauta si avvicinasse a un buco nero, il tempo... Allora, facciamo così. Io sono l'astronauta che si butta e Mattia resta sulla sua navicella a distanza di sicurezza ad osservarmi. Che cosa vedrebbe Mattia? Prima di tutto vedrebbe me che cado e non noterebbe niente di particolare. Man mano che io, che l'astronauta si avvicina al buco nero, Mattia farebbe delle prove, direbbe mi senti? E io risponderei, ma lui sentirebbe la mia voce sempre più lenta. Cosa succede? E mi vedrebbe muovermi lentamente. Cosa succede? Per l'osservatore esterno, che sta abbastanza lontano, diciamo, molto lontano, l'osservatore esterno vede scorrere il tempo vicino a una massa più lentamente, quindi vedrebbe l'astronauta che va lento, che gli risponde lento, e soprattutto lo vedrebbe diventare di colore rosso, perché la luce sarebbe in un campo gravitazionale molto intenso, quindi le onde elettromagnetiche, la luce è fatta, le onde elettromagnetiche sono onde, per ritornare indietro all'osservatore, cioè subirebbe quello che si chiama un redshift gravitazionale, spenderebbe un sacco di energia, verrebbe stirata e quindi tutti gli oggetti che appaiono rossi è perché subiscono o si stanno allontanando da noi oppure subiscono, sono vicini a una massa, quindi la luce è sempre più debole quando si allontana. Poi io sorpasso l'orizzonte degli eventi. Mattia però non mi vedrà mai sorpassare l'orizzonte degli eventi, perché il tempo si fermerebbe all'orizzonte degli eventi e Mattia mi vedrebbe per sempre, dal suo punto di vista, lui che rimane sulla sua nave, mi vedrebbe ferma lì sul bordo, cioè ferma lì che non cavo più. Io però, nel mio punto di riferimento, per me che sono l'astronauta, invece il tempo passa normalmente e io cado e mi rendo conto di cadere dentro e cado e sento gli effetti poi mareali, o se il buco nero è molto grande, ha una grande massa, praticamente entro dentro, ma Mattia non mi vedrà mai entrare dentro perché il tempo si ferma. Ora Einstein praticamente ci ha insegnato che il tempo in presenza delle masse scorre più piano, e questo è verissimo, è stato provato. Infatti se noi prendiamo degli orologi precisissimi, due orologi uguali precisissimi, e uno lo mettiamo su un satellite artificiale che ruota molto veloce intorno alla Terra, e confrontiamo l'ora dell'orologio che è rimasto qui sulla superficie terrestre e l'ora dell'orologio che invece è lontano dalla gravità, più lontano dalla gravità della Terra, vediamo che il nostro orologio va più lento e l'orologio che sta in alto, più lontano dalla massa della Terra, va più veloce, ma di pochissimo ovviamente, di un micro, un miliardesimo di secondo, quindi sono effetti per queste masse minuscoli, ma l'effetto c'è. Se la massa è più grande, più la massa è grande, più
per un osservatore esterno, guardando il tempo scorrere vicino a quella massa, il tempo va lento. Se noi potessimo mettere un orologio sul Sole, che ha una massa grande, vedremo che quell'orologio va più lento. Questo è provato. Addirittura sono stati fatti degli esperimenti in laboratorio. Se voi mettete un orologio su questo tavolo, un orologio per terra, cioè più vicino al centro della Terra, l'orologio per terra va più lento perché è più vicino al centro, alla massa gravitazionale della Terra, ovviamente di miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di secondo, però c'è questa differenza ed è una cosa sconvolgente, ma il tempo dipende da dove siete, cioè il fatto però è che è la cosa difficile da spiegare. È che per l'astronauta che è vicino a quella massa, per un tempo passa normalmente. Siamo noi che abbiamo il nostro punto di vista, siamo lontani, che vediamo che il suo tempo scorre lento. E lui, se potete, vede che il nostro tempo invece scorre velocissimo. Andiamo avanti? Allora, avvicinandoci a un buco nero, poi potremo vedere. Praticamente abbiamo detto che il buco nero curva lo spazio e la luce va dritta in uno spazio curvo. La luce va sempre dritta, però la luce deve seguire le leggi geodetiche, le curve dello spazio. Quindi, se lo spazio è curvo, la linea non può la luce non può fare altro che seguire le linee e curve dello spazio. Nel caso di un buco nero che praticamente sta mangiando della materia che gli sta cadendo dentro, della materia, noi vedremo questa, noi non vediamo il buco nero assolutamente, però vediamo la materia che gli sta cadendo intorno, che è molto luminosa, perché cade con una velocità altissima, perché più ti avvicini più la gravità è forte, quindi acceleri e le forze di attrito del materiale che cade nel buco nero sono altissime, provocano anche delle temperature dell'ordine di milioni di gradi Celsius, per cui noi vedremo tutta questa luce luminosissima. Ma attenzione, invece di vedere un disco di materia che cade intorno al buco nero soltanto nella sua regione equatoriale, noi vedete che vediamo una cosa anche sopra, perché la materia che la luce che cade dietro al buco nero, cioè la luce, la materia che sta cadendo dietro al buco nero, la luce di quella materia, siccome lo spazio è curvo, noi vediamo che riusciamo a vedere anche quello che sta dietro al buco nero, perché lo spazio è curvo e ci restituisce l'immagine curvata, come se ci fosse uno specchio. Quindi noi vediamo, abbiamo questi effetti ottici e vediamo la luce da tutte le direzioni. Andiamo avanti? Allora, quanti tipi di buchi neri esistono? Poi prendiamo il discorso del tempo più avanti. Abbiamo detto che esistono buchi neri stellari, di origine stellare, che sono grosse stelle morte, però esistono anche buchi neri supermassicci che si trovano al centro delle galassie e derivano dalla si pensa, ci sono tante ipotesi sulla la loro sul fatto di come sono nati, si pensa che derivino dalla fusione di tanti buchi neri. Perché sono buchi neri così grandi che non possono essere nati da una stella, non ci sarebbe una stella tanto grande, per quanto supermassiccia, da poter creare questi mostri. Pensate che soltanto nel centro della nostra galassia esiste un buco nero supermassiccio che ha la massa di 4 milioni di soli. Ora, non può essere stato generato da un'unica stella. L'ipotesi scientifica è che possa essere nato, possa essersi ingrandito mangiando tanta materia che le è caduto dentro, perché nel centro della galassia è una zona molto densa di stelle, di pianeti e di gas soprattutto, oppure che sia nato dalla fusione di tanti buchi neri o dalla fusione delle galassie, le galassie si scontrano e si fondono e quindi i buchi neri delle rispettive galassie, perché sembra che ci sia un buco nero supermassiccio al centro di ogni galassia, quindi si possono fondere tra di loro. Andiamo avanti. C'è una terza categoria di buchi neri di media taglia, che non si sa bene come si possano essere formati, sono troppo grossi per essere stati formati da una stella supermassiccia che è esplosa, ma sono troppo piccoli per essere buchi neri supermassicci e soprattutto si trovano non al centro delle galassie, ma si trovano in punti di formazione stellare
con stelle giovani, quindi è un campo di ricerca nuovo e si sta indagando per capire bene la genesi e la nascita di questi buchi neri di Mediacania. Andiamo avanti. Allora, vi ho detto, parliamo come nasce un buco nero dalla morte di una stella. Questa è la solita slide che facciamo vedere sempre anche ai corsi perché riassume tutta l'evoluzione stellare. Vedete, allora a sinistra abbiamo una nube stellare, cioè una nube di gas e di polveri. Se queste, l'universo è pieno di queste nubi. Se queste nubi di gas e di polveri sono abbastanza fredde, si attirano, la gravità, sono autogravitanti, la gravità le condensa, le condensa, le condensa, le condensa fino a creare, diciamo, fino ad aumentare la temperatura che hanno e ad accendere al loro interno delle reazioni nucleari. Perché non dimentichiamoci che le stelle sono dei grossi ammassi di gas, ma al cui interno sono in funzione delle reazioni nucleari, cioè trasformano principalmente il gas, principalmente idrogeno, in elio, secondo delle reazioni di fusione nucleare. E queste sono delle fusioni molto energetiche che fanno brillare la stella, che danno energia e che contrastano la gravità che invece tenderebbe a comprimere tutto e a far collassare la stella. Allora, sopra, se una stella è tipo il Sole, grossa come il Sole o anche fino a 3 masse solari, cosa succederà? La sua evoluzione sarà una vita abbastanza tranquilla, si gonfierà poi in vecchiaia, diventerà una gigante rossa, anche il nostro Sole si gonfierà e diventerà una stella gigante rossa fra circa 5 miliardi di anni. E poi dopo questa gigante rossa estremamente rarefatta espellerà il gas al suo esterno e diventerà una nebulosa planetaria. Il nome planetario non c'entra niente col pianeta, col pianeti, gliel'hanno dato solo perché è una nebulosa tonda che può ricordare la forma di un pianeta, ma in realtà è la stella che sta morendo e si sta liberando di tutti gli strati di gas circostanti. Rimane solo al centro una piccola stellina nana bianca, molto densa, anche lei molto densa e molto compatta, dove non ci sono più delle reazioni nucleari al suo interno. E poi piano piano si raffredderà e diventerà una nana bruna e si raffredderà. Invece se la stella, è il caso che ci interessa a noi, è molto più massiccia del Sole, vedete là in basso, diventerà sempre una, non una gigante rossa, ma una super gigante rossa, arancione, probabilmente arancione, un po' più fredda, perché i colori delle stelle poi indicano anche la loro temperatura, più sono delle, più sono rosse, sono arancione, sono più fredde. E blu quelle più calde. Allora, questa super gigante rossa però alla fine sarà così grande che esploderà. L'esplosione si chiama supernova, viene denominata supernova. E questa esplosione però, quando esplode, il nucleo collassa su se stesso della stella. Questo nucleo, essendo grosso, essendo una stella super gigante, è molto massiccio, non c'è niente, non avvengono più reazioni nucleari dentro la stella, non c'è niente che può contrastare la gravità e la stella, il nucleo della stella, collassa e può formare due cose. O una stella di neutroni, cioè una stella densissima composta solo da neutroni, che ruota vorticosamente, o un buco nero, che è il caso che ci interessa. Solo le stelle più massicce creano, proprio per compattazione del loro nucleo, i buchi neri. Quindi regioni dello spazio dove la materia è talmente condensata da provocare una gravità spaventosa e da attirare tutto quello che arriva in prossimità del loro orizzonte degli eventi. Andiamo avanti. Quindi i buchi neri di origine stellare nascono da un'esplosione. Le grandi stelle muoiono in un'esplosione e nasce il buco nero. Andiamo avanti. Allora, vediamo un esempio di buco nero stellare. Nella nostra galassia c'è Cygnus X1. Vedete, allora, nella fotografia di sinistra, vedete la regione della costellazione del Cigno nella nostra galassia, che è piena, una zona molto ricca di gas, di stelle, perché è proprio nel centro galattico. E vedete, nel quadratino rosso piccolissimo, vedete... A destra
destra c'è un'immagine artistica che rappresenta che cosa c'è dentro quel piccolo quadratino rosso che vedete nella foto a sinistra. Praticamente ci sono due stelle compagne, solo una è un buco nero. Nella rappresentazione artistica vedete sulla destra una stella chiamata HDE226868, una sigla di un catalogo stellare, che è una supergigante azzurra e quindi molto grande, molto calda e abbastanza rarefatta. La compagna di questa stella, di questo sistema binario, è un buco nero. Un buco nero, che cosa fa però questo buco nero? Siccome sono molto vicine e ruotano tutte e due intorno ad un centro di massa comune, il buco nero con la sua attrazione gravitazionale così potente strappa della materia, del gas, alla stella compagna. Questo gas che viene strappato praticamente si mette a vorticare intorno al buco nero e forma un disco di accrescimento di materia, di gas, di polveri, di materiale che sta cadendo nel buco nero. Vortica e praticamente provoca anche dei getti di materia che sono chiamati getti relativistici perpendicolari al buco nero a nord e a sud. Attenzione, questi getti non escono fuori dal buco nero, perché abbiamo visto che nulla può uscire da un buco nero, neppure la luce. Questi getti di materia sono creati nella regione dell'ergosfera, che è la regione subito fuori l'orizzonte degli eventi, che ruota vorticosamente nell'ipotesi del buco nero di Kerr, vi ricordate, e quindi trascina la materia, ma la materia così trascinata che ruota vorticosamente può essere, diciamo, sbalzata via, genera campi magnetici fortissimi e i campi magnetici incanalano la materia e le particelle in due getti relativistici. Si chiamano relativistici perché la velocità di queste particelle nei getti va quasi quasi alla velocità della luce. E quindi vedete che anche i buchi neri stellari dovuti alla morte di una stella possono strappare materia, anche in questo caso Cygnus X1 praticamente è il buco nero più vicino a noi, 6100 anni luce, nella costellazione del Cigno. È molto vicino a noi, ma non è pericoloso, perché è un buco nero stellare, quindi l'orizzonte degli eventi per questo buco nero, cioè veramente è piccolissimo. Vedete che strappa della materia dalla stella compagna, perché la stella compagna è proprio lì vicino, ma non la distrugge, cioè poi magari la mangerà tutta col passare dei milioni di anni, ma solo localmente. I buchi neri sono pericolosi solo se siete molto vicini. Andiamo avanti. Vedete, questo tipo di stelle si chiamano binari a raggi X e qui c'è una rappresentazione, un disegno che chiarisce allora perché raggi X? Perché la materia della stella che cade dentro il buco nero, siccome è surriscaldata a milioni di gradi per le forze di attrito mentre spiraleggia intorno al buco nero, praticamente emette dei raggi X e noi abbiamo scoperto questo buco nero. Allora, il buco nero non si può vedere, come l'hanno scoperto gli astronomi? Non si può vedere. Gli astronomi hanno scoperto una forte emissione di raggi X in un punto della costellazione del Cigno. Hanno detto: come mai? Cosa succede? Hanno puntato i loro telescopi e hanno scoperto che c'è questa materia che viene trascinata, si vede praticamente la materia che cade intorno al buco nero, non si vede il buco nero, e si vede tutto quello che la materia emette. Andiamo avanti. Ma siccome la materia va così veloce, ecco, vedete qui c'è una rappresentazione grafica di come può essere il meccanismo delle binarie a raggi X, dove una delle due stelle compagne è un buco nero. Il buco nero è lì in mezzo e dal disco di accrescimento si partono questi getti relativistici di particelle e di plasma e strappa materia alla stella compagna. In questo caso il buco nero che è estremamente indirettamente visibile perché fa tanta di quella luce intorno, infatti i buchi neri quando stanno mangiando è l'unico momento in cui li possiamo vedere, scusate, perché
la materia diventa luminosa mentre cade un buco nero. Ora pensate che quando noi vediamo le stelle cadenti, le meteore nella notte di San Lorenzo, le vediamo luminosissime. Quelle sono dei piccoli corpuscoli che cadono nell'atmosfera e fanno quella luce bellissima, così luminosa che si vede in tutta la Terra. Quindi se quel piccolo frammento che cade nell'atmosfera terrestre fa una luce così intensa, voi pensate che luce può fare la materia, il gas, polvere o addirittura quando finiscono pianeti o stelle dentro i buchi neri. Pensate a quanto emissioni possono fare in tutto lo spettro delle onde elettromagnetiche, dall'ottico ai raggi X, agli ultravioletti, emettono tantissimo, ci sono delle energie in gioco pazzesche. Bene, abbiamo detto che in ogni galassia c'è un buco nero supermassiccio. Nella nostra galassia c'è un buco nero che viene chiamato Sagittarius A, perché è proprio nella costellazione, in direzione della costellazione del Sagittario, nel centro della nostra galassia, vista da noi 26.000 anni di luce, perché noi siamo, la nostra Terra, il nostro sistema solare, è a circa 26.000 anni di luce di distanza dal centro della galassia. E questo buco nero supermassiccio ha una massa di 4 milioni di masse solari. Sapete quanto è grande? 4 milioni di masse solari sono concentrate in uno spazio. Se fosse messo nel nostro sistema solare, questo, al posto del Sole, questo buco nero non arriverebbe all'orbita di Mercurio. Le sue dimensioni sono più piccole dell'orbita di Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole. Quindi un buco nero di 4 milioni di masse solari ha una dimensione di 44 milioni di chilometri, che è l'orbita di Mercurio, ridotta. Vi ricordo che la Terra, vista dal Sole, è 150 milioni di chilometri. Quindi se noi, se al posto del Sole ci mettessero il buco nero mostruoso che c'è al centro della nostra galassia, questo, noi comunque a 150 milioni di chilometri saremmo sicuri, non potremmo cadere dentro il buco nero, perché saremo a una distanza di sicurezza. Questo per dirvi che non sono così pericolosi i buchi neri, cioè sì, hanno delle energie in gioco, delle potenze spaventose, però visto le distanze enormi che ci sono nello spazio, non capita di avere un buco nero proprio vicino, così vicino, perché le distanze tra una stella e l'altra sono tali. Per esempio, la stella più vicina a noi è Proxima Centauri, che dista 4,2 anni luce. Gli anni luce sono molto di più dei milioni di chilometri. E andiamo avanti. Ah, scusa, torniamo indietro. Volevo far vedere questa foto del centro della galassia, che è una zona densissima. Nel quadratino vedete il primo piano della zona del centro. Come abbiamo scoperto questo buco nero del centro della galassia? Perché abbiamo studiato le stelle che vorticano, orbitano molto molto velocemente intorno a una zona dove apparentemente nell'ottico non c'è nulla. Quindi, per quale motivo dovrebbero, calcolando con un po' di formule la velocità, grazie, la velocità delle stelle, si deduce che esse ruotano intorno a una massa di circa 4 milioni di masse solari che però non si vede. L'unico oggetto che potrebbe rispondere, avere queste caratteristiche, cioè avere una massa di 4 milioni di masse solari, essere in uno spazio ristretto e non vedersi, è un buco nero, non c'è altra soluzione. Andiamo avanti. Ecco, questo è, scusate, la metto sempre questa foto, perché questa è la nostra galassia, il centro della nostra galassia, che si chiama Via Lattea, visto dalla Terra. Questa è una foto fatta quest'estate, nell'estate 2016, dalla Namibia. In questa foto qui vedete, io sono la seconda da sinistra, insieme a mio marito, che è il primo da sinistra.
con un telescopio che stavamo osservando appunto il cielo della Namibia, che è un cielo meraviglioso, il cielo australe, non ha inquinamento luminoso, quindi da lì si può vedere, noi che siamo dentro la galassia, da lì noi vediamo il centro della galassia, guardando in direzione del Sagittario, che è esattamente nel centro dove il rigonfiamento è più spesso della Via Lattea, noi vediamo la galassia da lì dentro e guardiamo in direzione del centro. Fa impressione pensare che proprio dove il rigonfiamento è più spesso, lì in quella colpa di nubi, c'è un buco nero supermassiccio di 4 milioni di masse solari. E vedete come eravamo impatruccati, faceva un freddo tremendo e avevamo le tute da sci perché l'escursione termica, eravamo nel deserto, e vicino al deserto del Caraibo, proprio nel deserto, in Namibia, e c'è un'escursione termica di sera, va sotto zero la temperatura. Andiamo avanti, qui c'è un'altra foto della galassia e del centro della Via Lattea, e qui siamo sempre noi con i nostri telescopi. Andiamo avanti. Allora, il signore dei buchi neri. Parliamo un po' adesso di persone che hanno studiato i buchi neri. Il primo, la foto in bianco e nero che vedete, è John Archibald Wheeler, che è morto purtroppo. Gli altri due sono tuttora viventi. Allora, perché ho messo una foto di Archibald Wheeler? Perché Wheeler è un fisico teorico americano che ha dato il nome ai buchi neri, li ha chiamati così. E devo dire che gli americani a trovare nomi o titoli che attirano l'attenzione e che fanno notizia sono bravissimi, anche se Wheeler non l'ha fatto con l'intento di rendere popolare, di fare pubblicità, perché era un fisico molto serio e brillantissimo. Però una volta ha definito, per spiegare in una conferenza a New York, per spiegare che cosa fossero i buchi neri e per spiegare l'attrazione gravitazionale di queste masse di stelle compattate, ha detto: è come se fossero dei buchi neri. Questo termine ha avuto una fortuna incredibile e quindi è rimasto il termine poco scientifico di buco nero, perché niente può uscire di lì, neanche la luce. Gli altri due invece, Stephen Hawking e Roger Penrose, li ho messi, sono i signori dei buchi neri, perché Stephen Hawking, che è un fisico britannico molto popolare prima di tutto perché è bravissimo, brillantissimo e ha fatto degli studi sui buchi neri molto approfonditi, e poi purtroppo è molto popolare perché ha la sfortuna di aver avuto una grave malattia dei motoneuroni degenerativa, quindi da quando aveva 21 anni circa, insomma più di 50, adesso ha 75 anni ed è 50 anni che è bloccato su una sedia a rotelle, ma non può muovere niente, neanche le mani, muove soltanto gli occhi e comunica con un computer che legge i movimenti degli occhi, delle pupille, quindi in base ai movimenti sulla tastiera, insomma sullo schermo del computer, lui può comporre delle frasi. Ha perso anche l'uso della parola, aveva un sintetizzatore vocale, prima parlava con una voce metallica perché l'hanno operato, insomma, quindi è tristemente famoso, purtroppo per questo problema qui. Nonostante questo, gli studi sui buchi neri, cioè è quello che ha praticamente scoperto una cosa importantissima dei buchi neri, la radiazione Hawking. Ha scoperto che i buchi neri, che non è vero, che i buchi neri in realtà evaporano e possono morire. Adesso evaporare non è un concetto, non è un termine proprio scientifico, perché l'idea di qualcosa che evapori sembra che lo faccia abbastanza in fretta. In realtà i buchi neri emettono una radiazione di cui parleremo più avanti adesso, e possono anche morire, ma in un tempo infinitamente lungo, più lungo della vita dell'universo. L'altro è Roger Penrose, che ha fatto degli studi sui buchi neri, e io vi racconto una cosa, ho avuto la fortuna di vederli tutti e due.
due, sia Stephen Hawking che Roger Penrose. Stephen Hawking l'ho visto soltanto, purtroppo non l'ho conosciuto, però l'ho visto quando nel 1998 sono andata in vacanza con mio marito in Inghilterra e siamo andati a visitare, oltre che a Londra, siamo andati a visitare anche l'Università di Oxford e poi l'Università di Cambridge, che sono bellissime. Stavamo visitando l'Università di Cambridge dove Stephen Hawking insegnava, aveva la cattedra a Cambridge di fisica, quando a un certo punto io vedo arrivare una persona su una sedia a rotelle, spinto da una signora, e lo riconosco e mi metto agitatissima, mi metto a dire a marito: Attilio, guarda, e non riuscivo neanche a parlare. Ora, nel 1998 mio marito, anche se è appassionato di astronomia ed è molto molto più bravo di me, non aveva sentito parlare, non aveva letto niente di Stephen Hawking e non aveva sentito parlare, quindi non lo conosceva. Poi ha rimediato a questa lacuna e quindi non capiva, e io non riuscivo a dire guarda, cioè, ero agitatissima e dicevo guarda, e lo indicavo. Allora lui mi ha detto: su dai, non è bello fissare una persona così, ma sei matta, cosa ti prende, non è, ma vieni via, e mi ha trascinato via imbarazzatissimo, perché io continuavo a indicare. In realtà io avrei voluto andarlo a conoscere, ma purtroppo non l'ho fatto perché mi sono fatta condizionare, perché il mio inglese non è fluente, perché poi mi venivano in mente mille problemi. Volevo congratularmi con lui, però dico: non gli posso neanche stringere la mano perché le mani non le muove, povero uomo, non gli posso fare un autografo perché non fa gli autografi. E allora mi sono fatta io mille problemi, ma solo, cioè, invece potevo andare, salutarlo e dire che mi aveva fatto piacere vederlo, che ero un appassionato, che leggevo i suoi libri e sarei stata contenta. Invece la complessata sono io, non lui. E così non l'ho fatto, ma è stato buffo che mio marito mi ha trascinato e mi ha anche sgridato perché ha detto che indicavo. Vabbè. Invece Roger Penrose l'ho visto a una conferenza al Festival della Scienza di Genova nel 2011, mi pare, e ha tenuto una bellissima conferenza sui buchi neri nella sala del Maggior Consiglio. Scioccante, perché ha messo un sacco di matematica e nessuno ce l'ha capito niente, però poi lui se ne deve essere reso conto dalle nostre facce e poi ha rimediato e ci ha spiegato la sua teoria della cosmologia ciclica conforme. Praticamente, secondo Roger Penrose, che anche lui è un fisico britannico, sono due britannici e Wheeler è americano, praticamente l'universo finirà, si formeranno tutti i buchi neri che poi evaporeranno per la radiazione di Hawking, e però da questo nascerà un nuovo universo per le fluttuazioni di qualche stella vuota. Non vi preoccupate, adesso andiamo avanti. Allora, Mr. Hawking, qui lo vedete, durante una conferenza che ha tenuto, stava spiegando la sua radiazione con quei grafici dove c'è scritto: i buchi neri non sono così neri dopo tutto. Cosa vuol dire? Andiamo avanti. Ecco, la radiazione di Hawking. Allora, qui è una cosa interessantissima che vi devo dire. Allora, nel vuoto, supponiamo, quello che noi crediamo vuoto in realtà non esiste. Noi pensiamo che il vuoto sia l'assenza di materia, l'assenza di particelle, non c'è niente. In realtà no. Il vuoto quantistico, cioè la meccanica quantistica, ci insegna che non esiste il vuoto, come niente è vuoto. In realtà nel vuoto si formano continuamente coppie di particelle e antiparticelle. Cioè, cos'è una particella e un'antiparticella? Una particella può essere, per esempio, un elettrone, che è una particella degli atomi, che ha una carica elettrica negativa, e la sua antiparticella è un positrone, ovvero una particella uguale, identica all'elettrone, ma che ha una carica elettrica positiva, il positrone. Quindi negativo e positivo si incontrano, si annichiliscono, si annichilano e si distruggono. E si distruggono, perché materia e antimateria, quando si vengono a contatto, si distruggono, si annichilano subito, immediatamente. Quindi nel vuoto praticamente si formano continuamente particelle virtuali,
sono un tempo brevissimo, minuscolo, molto meno di un miliardesimo di secondo, di un miliardesimo, di un triliardesimo di secondo, perché nascono e muoiono, questa è la fluttuazione quantistica del vuoto, quantistica perché queste particelle sono chiamate anche quanti, quanti di energia, comunque sono particelle elementari. Possono essere fotoni, possono essere elettroni, possono essere quark, possono essere gluoni, particelle elementari. Allora, questo succede ovunque, ovunque, quindi succederà anche vicino all'orizzonte degli eventi di un buco nero, che si crea una coppia dal nulla di particella, una particella e un'antiparticella. Cosa succede? Visto che possono nascere anche sull'orizzonte degli eventi, visto che l'antiparticella ha energia negativa e la particella ha energia positiva, l'antiparticella con energia negativa ha un'energia potenziale gravitazionale minore, quindi l'antiparticella viene più facilmente attratta dal buco nero e la particella potrebbe, se è fuori, è nata fuori dall'orizzonte degli eventi, potrebbe riuscire a scappare e a fuggire verso l'infinito. Quindi che cosa succede? Che un'antiparticella cade nel buco nero e sappiamo che l'antiparticella, l'antimateria con la materia si annichilano, quindi cadendo nel buco nero andrà ad annichilare una particella dentro il buco nero e a consumarlo, diciamo. D'altronde una particella di materia fugge dal buco nero, non proprio dal buco nero, perché niente può fuggire dal buco nero, però immediatamente dalla zona vicino all'orizzonte degli eventi, dall'atmosfera. Quindi un osservatore esterno vedrebbe una particella che prima non c'era, che si è creata dal nulla e che invece di ritornare ad annullarsi con la particella, quindi a mantenere l'energia zero del vuoto, perché il vuoto è l'importante, che l'energia, per la conservazione del principio di conservazione dell'energia, che è il principio più, uno dei principi più importanti della fisica, l'energia deve conservarsi. Se nel vuoto c'è energia zero, si possono creare delle particelle e antiparticelle, e anzi si creano continuamente, purché si annullino tra di loro e l'energia ritorni zero. Praticamente queste particelle, si dice che possono prendere in prestito l'energia del vuoto, possono prendere in prestito dell'energia a patto che la riconsegnino subito, perché la situazione iniziale deve ritornare ad essere zero. Non possono restare lì per sempre, altrimenti sarebbero state create per sempre e non va bene. Va bene solo se si distruggono continuamente, se la somma fa zero, se poi il risultato è zero. Però se una delle due particelle cade nel buco nero, noi come osservatori esterni vediamo l'altra particella che fugge via dal buco nero. Quindi vediamo che è come se il buco nero emettesse una particella. Per far questo deve spendere energia. Quindi si consuma al ritmo di una particella alla volta. Ora immaginate quanti miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di anni ci vuole una particella alla volta per far evaporare, consumare un buco nero. Miliardi di miliardi di miliardi di anni. Quindi, come dice il nostro ottimo Pietro Pranizzo qui davanti, è un numero che non si può. Quindi ce ne possiamo altamente infischiare, e ha ragione. Però la teoria ci dice che i buchi neri possono, in effetti, si consumano. Questo per la radiazione di Hawking. Ora, quindi il vuoto non è vuoto. E soprattutto i buchi neri possono consumarsi a forza di una particella alla volta. Questa radiazione è una radiazione termica ed è inversamente proporzionale alla massa di buchi neri. Cosa vuol dire? Che un buco nero molto grande, un buco nero supermassiccio, la radiazione, la particella che vedremo fuggire dal buco nero ha un'energia molto molto bassa, che può essere quasi dell'ordine dello zero assoluto, cioè meno 273 gradi sotto zero. Invece se il buco nero fosse piccolo, 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 e fosse un micro buco nero, che in teoria potrebbe esistere, la radiazione sarebbe, la particella che fugge sarebbe molto energetica, perché il buco nero dovrebbe spendere
è piccolino, molta energia, è molto energetico, quindi avrebbe una radiazione termica di circa 7000 gradi, ma dovrebbe essere un buco nero minuscolo. Andiamo avanti. Ecco, questo perché? Questo è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Praticamente Heisenberg dice che per una particella noi non possiamo conoscere contemporaneamente due proprietà di una particella. Non possiamo conoscere la sua posizione e contemporaneamente la sua velocità. E non possiamo conoscere, in questo caso c'è la formula, non possiamo conoscere l'energia di una particella in un determinato istante di tempo. Delta E è l'energia, la differenza di energia, e delta T il tempo. Perché questo prodotto tra loro deve essere sempre maggiore o uguale a una costante, che è la costante di Planck, tagliata, diviso per 2π greco diviso 2. Quindi praticamente vuol dire che per piccolissimi istanti di tempo, delta t, l'energia cambia. Quindi anche l'energia del vuoto, perché quanto noi non possiamo in un istante preciso, in un microsecondo, un miliardesimo di secondo, conoscere esattamente l'energia. Non, perché è una proprietà della natura, una proprietà che la meccanica quantistica ci dice funziona così. Non è che c'è da capire, la natura funziona così. Quindi l'energia fluttua, cambia anche in piccoli istanti di tempo. E anche il vuoto, se fosse sempre la stessa energia zero, noi potremmo conoscerla in ogni istante di tempo preciso. E questo non è possibile per il principio di determinazione di Heisenberg. Non possiamo conoscerlo neanche per piccoli istanti di tempo. Quindi deve variare continuamente l'energia. Come? Con la creazione e l'annihilazione di particelle e antiparticelle continuamente. Queste sono le fluttuazioni quantistiche del vuoto. Andiamo avanti, adesso che... ecco, basta. Adesso con le due cose difficili passiamo ai buchi neri supermassicci che sono al centro delle nostre galassie. Allora, io metto sempre una foto della galassia di Andromeda perché è la mia galassia preferita in ogni mia presentazione, anche se non c'entra niente, c'è nel film. Però questa volta ci stava bene perché anche nella galassia di Andromeda, che è la galassia più vicina a noi, che dista 2,2 milioni di anni luce, è stata rilevata la presenza di un buco nero supermassiccio. Addirittura sembra che siano due i buchi neri supermassicci nella galassia di Andromeda. La galassia di Andromeda è grossa circa il doppio della nostra e quindi di conseguenza anche questi buchi molto grandi al suo interno. Poi c'è e la galassia di Andromeda, come la nostra galassia, sono galassie tranquille. Il buco nero della nostra galassia non sta mangiando niente, o perlomeno mangia molto poco, poverino, quindi non è bello luminoso la materia che cade intorno. Invece ci sono delle galassie, questa è la galassia Centaurus A, che dista 11 milioni di anni luce da noi, ed è la galassia attiva più vicina, diciamo, a noi. Si vede molto bene dal cielo australe, l'ho vista questa, vedete che ha un buco nero supermassiccio al suo centro che sta emettendo dei getti relativistici perché il materiale del suo disco di accrescimento della materia che cade intorno al buco nero viene lanciato in parte con questi enormi getti. Questa è una foto composita perché i getti non si vedono nell'ottico, si vedono nell'ultravioletto e nei raggi X e anche nelle onde radio, una radiosorgente. Invece nell'ottico si vede soltanto la banda di polvere della galassia. Andiamo avanti. Poi c'è la galassia M87, che è una galassia ellittica. Ora vedete la fotografia, quello che si vede nell'ottico. Vedete che c'è quella specie di... provo a indicarlo col mouse, vedete questo è un getto, è il getto del buco nero supermassiccio e nella fotografia vedete un dettaglio, un'esplosione del dettaglio del centro di questa galassia ellittica che è nella supermassa della Vergine di galassie, dista 50 milioni di anni luce ed è la galassia dominante dell'ammasso e ha questo buco nero supermassiccio che... se il nostro buco nero della nostra galassia ha una massa di 4 milioni di masse solari, questo ha una massa di 6,6 miliardi di masse solari. E sapete 6,6 miliardi di masse solari quanto è grosso come dimensioni? Come il nostro sistema solare.
Allora, queste poi sono immagini di quasar. Che cosa sono i quasar? I quasar sono stati chiamati così perché quando sono stati scoperti erano puntiformi, molto luminose, sembravano delle stelle, ma non erano stelle, quindi erano delle quasi stellar radiosorgenti. Poi si è scoperto che i quasar sono dei centri di galassie attive, luminosissimi, distanti, non li troviamo nell'universo vicino, li troviamo solo nell'universo molto lontano, a miliardi e miliardi di anni luce da noi, e praticamente sono dei nuclei galattici attivi dove al loro interno c'è un buco nero che si sta mangiando tutta la materia della circostante del nucleo della galassia. Quindi ci saranno nubi di gas, pianeti, stelle, ammassi stellari che stanno cadendo nel buco nero, ed è per questo che risulta così luminoso. Andiamo avanti. Come è fatto un quasar da vicino? Praticamente questa è una ricostruzione grafica. C'è un buco nero supermassiccio al centro con la materia che cade, il disco di accrescimento, di accrezione intorno, i famosi getti. Ecco, vedete, questa è un'animazione una rappresentazione così intuitiva dei dischi di accrescimento del pasto, diciamo, di un buco nero supermassiccio al centro di una galassia attiva, di un quasar. Sono enormi e sono soprattutto molto lontani nello spazio. Sapete che essere lontani nello spazio vuol dire anche essere lontani nel tempo. Quando noi guardiamo una galassia che è distante 12 miliardi di anni, stiamo guardando quello che succedeva in quella galassia 12 miliardi di anni fa. Quindi abbiamo visto, non ci sono quasar, nuclei galattici così attivi, con luminosissimi, con i getti nell'universo vicino. Questo vuol dire che in passato l'universo era molto più turbolento di adesso. Andiamo avanti. Questa è sempre la rappresentazione grafica di un quasar. Andiamo avanti. Ecco, parliamo di una cosa. È una speculazione, un'ipotesi scientifica. Però è un'ipotesi scientifica. Buchi neri a 5 dimensioni. Allora, vi ricordate, Einstein dice che noi viviamo uno spazio-tempo a 4 dimensioni, 3 dimensioni spaziali e una dimensione temporale, ma potrebbero esserci più di 4 dimensioni, potrebbero esserci, la teoria delle stringhe per esempio dice che ci sono 11 dimensioni spaziali che noi non vediamo. Non vediamo perché potrebbero essere molto grandi o così piccole che sono arrotolate su se stesse. Potrebbe esserci dei buchi neri a 5 dimensioni ed avere una forma d'anello. Però si è studiato con delle simulazioni a computer e anche degli studi matematici che se esistessero un buco nero, se esistessero in 5 dimensioni, sarebbero instabili, perché vedete come nella rappresentazione grafica formerebbero, poi diventerebbero così filiformi da avere causare dei rigonfiamenti che poi si staccano. È un po' come quando voi vedete un filo d'acqua che scende dal rubinetto, sottilissimo. Dopo un po' voi vedete che questo filo sottilissimo si stacca in tante gocce separate e il filo d'acqua viene giù a gocce. La stessa cosa, questo buco nero sarebbe instabile, si potrebbe separare. E cosa succederebbe se si separasse? Vuol dire che non ci sarebbe più, si separerebbe in tanti buchi neri, non ci sarebbe più l'orizzonte degli eventi. Ora, l'orizzonte degli eventi è quel confine dove noi non possiamo sapere niente dentro di quello che succede dentro, ma se non c'è l'orizzonte degli eventi, vuol dire che la singolarità che c'è al centro, dove la densità è infinita e non sappiamo cosa succede perché le nostre leggi della fisica non ce lo dicono, sarebbe scoperta, sarebbe nuda, si chiamano singolarità nude, senza l'orizzonte degli eventi. E non ci sarebbe quel principio di censura cosmica, quel principio che Stephen Hawking e anche Roger Penrose, che hanno
fatto questi studi, dicono che esiste un principio di censura cosmica, cioè che nel nostro universo non può esistere una singolarità senza orizzonte degli eventi, non può esistere una singolarità nuda, ma deve essere sempre per una certa censura. Noi non possiamo vedere al di là dell'orizzonte degli eventi perché la luce non riesce a ritornare indietro da noi, quindi non possiamo vedere la singolarità. Se esistessero i buchi neri a 5 dimensioni a forma anulare, questo metterebbe in crisi la relatività generale di Einstein. Ovviamente sono solo studi che si stanno facendo e tutti sperano di mettere in crisi la relatività di Einstein, ma non perché non sia valido, non sia la più bella teoria di sempre e che rimarrà sempre valida, è perché ogni scoperta scientifica non è che screda completamente quella precedente, ma la integra e la migliora, ci fa scoprire delle cose di più. Einstein non ha screditato la teoria della relatività di Newton, l'ha semplicemente, che è sempre valida per delle distanze fino al nostro sistema solare, ma l'ha semplicemente integrata con la sua relatività generale e con i suoi studi sulla gravità. Quindi noi stiamo cercando qualcosa che completi ancora di più la teoria della relatività di Einstein. Andiamo avanti. Ecco. Allora, quello che invece è più divertente è che quello di cui tutti hanno sentito parlare quando si parla dei buchi neri è l'ipotesi di Einstein-Rosen. Allora, Einstein stesso, insieme a Rosen, che era sempre un fisico, uno scienziato, hanno previsto la possibilità teorica, con le loro equazioni solo in teoria, che ci siano dei punti nello spazio. Siccome lo spazio può essere curvo, abbiamo visto, perché la massa curva lo spazio, si potrebbero formare, qui vedete lo spazio riprodotto, se fosse curvo ci potrebbero essere dei wormhole, vuol dire buco di tarlo o buco di verme. Infatti per quello ho messo il disegnino con la mela con dentro il tarlo, il verme dentro, per far capire che è proprio un buco, come quando c'è la mela bucata con il verme. Potrebbero esserci questi cunicoli spazio-temporali che potrebbero essere delle scorciatoie per passare da un punto dell'universo all'altro. E in particolare nella rappresentazione grafica c'è il nostro pianeta, la Terra, disegnato sopra la parte superiore, no? Se noi volessimo andare dal nostro pianeta Terra a quell'altro corpo celeste in basso, all'estremità dell'altra freccia, dovremmo fare tutto un percorso curvo lunghissimo. Ma se ci fosse un cunicolo spazio-temporale, un wormhole, noi potremmo passare attraverso. Ora, si è detto spesso che i buchi neri potrebbero essere dei passaggi, dei cunicoli spazio-temporali per andare da un punto all'altro dell'universo o in altri universi. Ecco, no. Cioè, questo in teoria potrebbero esserci questi wormhole, ma la teoria dice anche che sarebbero piccolissimi, instabili, perché poi si richiuderebbero subito, basterebbe un protone per renderli instabili e farli collassare, farli chiudere, e poi soprattutto avrebbero un'energia pazzesca al loro interno che se qualcosa ci passasse verrebbe fritta, assolutamente, quindi non è pura... è pura fantascienza. Andiamo avanti. Appunto, questa è l'immagine appunto di questi cunicoli spazio-temporali, che però la fantascienza ha attinto molto da questo. Infatti nel film Interstellar che citavamo prima si vede un astronauta che entra in un buco nero e che ne esce, e entra e esce perché quel buco nero era un cunicolo spazio-temporale che collegava un punto dello spazio con un altro. In particolare questo buco nero wormhole era collegato vicino al pianeta Saturno e entrando ed uscendo da quel si poteva andare in punti lontanissimi dello spazio. Ovviamente fantascienza. Andiamo avanti. Ecco, cosa sono i buchi bianchi? Sono un oggetto previsto dalla teoria che sono l'esatto contrario dei buchi neri. Se i buchi neri sono oggetti che hanno una regione dello spazio con una gravità talmente forte che niente può scappare dall'orizzonte degli eventi, neanche la luce,
niente può uscire da un buco nero, da un buco bianco al contrario, niente può entrare, esce soltanto. Quindi molti hanno ipotizzato che i buchi bianchi siano che un buco nero praticamente abbia poi alla sua estremità, in un altro punto dello spazio, in un altro universo, un buco bianco, in modo che tutta la materia entra in un buco nero e viene poi rilasciata, espulsa, fatta uscire da un buco bianco. Ovviamente questi buchi bianchi sono semplicemente ipotesi e speculazioni scientifiche. Mentre l'esistenza dei buchi neri è stata osservata, è stata provata scientificamente, no, quella dei buchi bianchi assolutamente no. C'è chi dice che il buco bianco potrebbe dar tutta la materia che c'è da un buco bianco potrebbe creare degli universi, potrebbe creare nuovi universi, ma sono semplicemente speculazioni scientifiche. Andiamo avanti, vedete un diagramma. Allora, secondo la teoria matematica, perché in matematica si può fare tutto, in matematica funziona, ci sono gli infiniti, ma poi in fisica, nella realtà, nella natura, non è detto che tutto quello che si può fare con la matematica possa esistere in natura. Il black hole praticamente attirerebbe, avrebbe un orizzonte degli eventi e la singolarità al fondo dell'orizzonte degli eventi. Per cui tutta la materia potrebbe cadere in un black hole e poi, una volta arrivata alla singolarità, uscire sotto in un buco bianco, che anche il buco bianco avrebbe un orizzonte degli eventi. E orizzonte degli eventi in cui, arrivato lì, niente può entrare, esce solo dal buco bianco. Tutta la materia potrebbe essere espulsa da questo buco bianco, ma ovviamente queste sono, come abbiamo detto, speculazioni. Andiamo avanti. Allora, i buchi neri e le onde gravitazionali. Tutta questa presentazione, diciamo, è propedeutica alla più grande scoperta del secolo, di cui poi vi parleremo nell'ultima conferenza che faremo l'8 aprile, quindi non mancate. Praticamente, non dico nulla per non anticipare, però Caterina vi parlerà delle onde gravitazionali che sono state scoperte e rilevate quest'anno, nel 2016, e in particolare sono state rilevate delle onde gravitazionali, cioè delle crespature dello spazio-tempo dovute alla fusione di due buchi neri. Stop, non vi dico nient'altro, però tutto il discorso che abbiamo fatto del tempo e dello spazio che si incurva in presenza delle masse, sarà importantissimo ed è un concetto importante che poi verrà ampliato, discusso e verrà esaurientemente appunto trattato cosa sono le onde gravitazionali, come le abbiamo scoperte e soprattutto quale tipo di astronomia ci permetteranno di fare in futuro e che cosa potremo scoprire. Questo è molto importante. Quindi, ricapitolando, i buchi neri esistono, non sono poi così cattivi come sembrano se ne siete a distanza. Devo dire però che molti li hanno considerati degli sterilizzatori di galassie, perché soprattutto nel caso di buchi neri supermassicci al centro delle galassie e soprattutto nel caso di quasar, quando appunto si verificano questi getti di materiale ad altissima velocità, quasi simile a quella della luce, questi getti di radiazioni di plasma, se colpiscono del gas, arrivano addirittura ad essere lunghi, non ve l'ho detto, milioni di anni luce e possono andare a colpire il gas di un'altra galassia. Quindi colpendo il gas di un'altra galassia lo ionizzano, lo riscaldano e questo inibisce la formazione delle stelle, perché una stella per formarsi ha bisogno di tanta polvere, tanto gas, che deve essere inizialmente freddo, perché se è freddo la gravità la può condensare. Se invece questo gas viene continuamente riscaldato, magari da getti relativistici di un buco
buco nero supermassiccio, questo gas caldo si espande, si disperde e non può più formare le stelle. Quindi i buchi neri sono visti anche come agiscono nell'equilibrio di formazione stellare della propria galassia e anche in quello delle galassie vicine. Anche se c'è chi dice che in realtà possono avere, giusto per non poter discreditare questi buchi neri, possono avere invece anche la valenza di accelerare, c'è una corrente di pensiero che dice no, accelerano la formazione stellare, perché nel momento in cui riscaldano un gas e fanno espandere questo gas espandendosi va a sbattere contro altre nubi di gas che si comprimono e dalla compressione di queste ultime nubi di gas possono nascere le stelle. Questo potrebbe essere, non lo sappiamo ancora. Comunque quello che è importante è che hanno appunto, come si vede anche qui in questa rappresentazione grafica, vedete qua c'è una rappresentazione delle onde gravitazionali assolutamente scorretta perché non si vedono, però noi le abbiamo disegnate così per far capire che proprio lo spazio-tempo è curvo e provocano questa massa pazzesca curva pesantemente lo spazio. Allora, io spero di non avervi annoiato troppo, ho detto tante cose, alcuni concetti semplici, alcuni più difficili, e dandovi appuntamento alla lezione che sarà molto più chiara, che sarete con questa Caterina, vi ringrazio e felice giornata. Grazie a tutti e buona serata, alla prossima.